Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che vi approcciate al mio canale. Io sono Rachele e oggi finalmente vi faccio un video che mi avete chiesto per tantissimo tempo, quindi non scappo più e parliamo di questo. Come avrete visto dal titolo, finalmente oggi vi parlo di università. Per chi non mi conoscesse, io ho aperto questo canale come studentessa di infermieristica. E sono entrata, mi sono preparata, ho fatto video sulla mia preparazione, su come funzionano tante cose dell'ambito sanitario, i test, di graduatorie, ho fatto un sacco di video e poi finalmente sono entrata all'università. Mi sono impegnata tantissimo per entrare. Il mio scopo principalmente era quello di entrare in infermieristica, perché per tanti motivi. Il più importante, diciamo, è che mi dava uno sbocco lavorativo e una buona stabilità economica. Come sappiamo, gli infermieri trovano lavoro ovunque. Quindi adesso cerchiamo di rispondere alla domanda perché non parli più di università. Non parlo più di università perché non frequento più l'università di infermieristica a Messina. Cioè, in generale, non frequento più l'università di infermieristica. Ho deciso di cambiare totalmente indirizzo perché mi sono resa conto che non è quello che in realtà voglio fare. Il tirocinio in questo senso mi ha aiutata a capire che quello che c'era nella mia testa non è la realtà. Il tirocinio mi ha insegnato tante cose e mi ha insegnato soprattutto che il mestiere dell'infermiere è un mestiere sacrificante e per poterlo fare in maniera serena deve piacere. Sono stata male per diverso tempo, diversi mesi, e a un certo punto mi sono domandata: ma tutti questi sacrifici, tutta questa fatica che io sto facendo per potermi laureare e fare un giorno l'infermiera, ma ne vale veramente la pena? Cioè, è questo quello che io in assoluto nella mia vita voglio fare? Non le difficoltà, io non mi riferisco alle difficoltà dell'università, perché l'università è difficile, non è proprio una passeggiata. Sto parlando, mi riferisco al lavoro che farò un giorno. Io sono pronta a fare tutti questi sacrifici per poi un giorno fare questo tipo di lavoro? Dopo vari mesi di riflessione e di dispute a casa mia, mi sono resa conto che non ne valeva la pena e che io in realtà un lavoro del genere non lo volevo fare, perché più stavo in ospedale nella mia divisa, più mi sentivo a disagio. Cioè, continuavo a ripetermi: io qui non c'entro niente, io qui mi sento a disagio, non mi sentivo me stessa. E quindi mi sono presa un periodo di pausa in cui ho cercato di capire se il mio malessere fosse dato dalla difficoltà dell'università oppure proprio non mi piace come lavoro. E alla fine sono riuscita a capire che non è questo che voglio fare da grande. Non voglio fare l'infermiera, ma voglio fare qualcosa che mi faccia sentire me stessa. Voglio fare qualcosa che mi appassioni, che mi renda orgogliosa di quello che faccio. Queste cose non le provavo, volevo provarle a Messina, comunque nell'università che frequentavo, ma non le trovavo. Non sto qui a elencare tutte le cose che non mi piacevano dell'università, perché non è questo quello che io voglio dire. Semplicemente volevo informarvi che non sono più una studentessa di infermieristica. Presto inizierò un'altra facoltà che ancora non vi dirò, perché sto ponderando e sto pensando varie cose, quindi, però qualcuno di voi l'ha già capito. E niente ragazzi, io sono felice, sono infinitamente felice, perché è come se mi fossi tolto
tolta un grosso masso da sopra le spalle e lo avessi messo a terra, perché è così che mi sentivo oppressa da una scelta sbagliata che avevo fatto. Quindi sono veramente contentissima di aver trovato il coraggio di fare questa scelta, di mollare la presa. E ci tengo a precisare una cosa, perché molte volte me lo sento dire. Mi sento dire, tu ti sei arresa perché era difficile. Quello che ho fatto non è perché io mi sono arresa. Io non mi arrendo se voglio qualcosa. Se desidero fortemente una cosa, io non mi arrendo. L'ho fatto con il diploma. Io non mi ero diplomata come tutte le persone normali. Mi sono diplomata dopo un po' di anni perché io volevo il diploma, perché volevo andare all'università. Io non ne trovo ostacoli quando voglio una cosa. Ma in questo caso non sento di essermi arresa, sento di aver capito che quella non era la mia strada. Io sono stracontenta di essere entrata in infermieristica, di aver provato con le mie mani cosa significa fare questo mestiere, cosa significa studiare in una facoltà scientifica, perché altrimenti mi sarei portata questa cosa per tutta la vita. Se io non avessi fatto infermieristica, mi sarei portata dietro questo rimorso di non averci provato. Invece sono felice di averci provato, sono felice che ho dimostrato a me stessa di avere le capacità di poter fare questa facoltà, semplicemente non ho la voglia di continuare perché non mi piace. Io spero che questo video sia utile a qualcuno, magari qualcuno che sta pensando di cambiare, sta pensando che forse la scelta che aveva fatto non era quella giusta. Perché io, quando ho iniziato a pensare di cambiare università, mi è crollato il mondo addosso, perché avevo creato tante aspettative sia qui sul canale ma anche a casa mia. Avevo creato un'altissima aspettativa perché nella mia testa era quello che volevo fare. Io, quando ho iniziato a pensare di cambiare università, mi è capitato così a caso un video su YouTube di una ragazza che da infermieristica è passata a psicologia e raccontava la sua esperienza. A me quel video mi è servito un sacco per capire che ci sono un milione di persone, di ragazzi, che si rendono conto che in realtà vogliono fare altro nella vita e quindi cambiano indirizzo. E non c'è niente di male. Abbiate il coraggio di decidere della vostra felicità. Non vi curate di ciò che dice la gente, del giudizio della gente, perché o fate una cosa giusta o sbagliata, la gente comunque parla. E niente, ragazzi, io ho finito di proloquiare. Vi ripeto, adesso sono molto più serena, molto più tranquilla e molto più felice. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo percorso e nulla. Spero che siate felici per me. Io lo sono. Non mi curo di quello che mi dice la gente, perché sono sicura di aver fatto la scelta giusta stavolta. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi possa essere utile soprattutto. Io, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale se avete piacere di rimanere con me, di mettere like a questo video se il video vi è piaciuto, e come al solito io vi rimando al prossimo video, quindi ciao!